E ben trovati a tutti i telespettatori di Tele San Domenico ad un nuovo appuntamento con Chiesa Oggi Giovani, il programma dedicato alla pastorale giovanile. Quest'oggi, settimana dopo settimana, abbiamo conosciuto appunto le varie zone, dal Valdarno ad Arezzo a Cortona a Sansepolcro. Quest'oggi analizzeremo invece la zona del Casentino e andiamo allora subito a presentare i nostri ospiti che discuteranno con noi per tutta la puntata. Katie Martinelli, 24 anni, catechista. Un saluto, Ciao, Katie. ciao. E Laura Bigoni, 18 anni, catechista. Un saluto anche a Salve, te. salve Ecco, come sempre, prima di scoprire un po' le caratteristiche, le specificità del territorio del Casentino, andiamo a scoprire chi sono le nostre ospiti di quest'oggi, quindi Katie e Laura. Cominciamo subito con Laura, che è una ragazza giovanissima, 18 anni, ma già da 4 anni catechista presso l'oratorio della parrocchia di Sant'Ippolito di Bibbiena. Ecco, cosa studi, Laura? Io faccio il liceo classico qui ad Arezzo e faccio catechismo già da 4 anni, appunto. Progetti per il futuro? Progetti, il sogno è continuare con lo studio delle lettere classiche e vedremo Come organizzi la tua giornata? Quanto tempo dedichi poi alla parrocchia? com'è. Il tempo che dedico alla parrocchia è soprattutto nel fine settimana, quando ovviamente accompagno i bambini nello studio, quindi al catechismo, e qualche volta per qualche incontro settimanale, per esempio quelli con Gabriele Conticini sulla GMG o quelli che Ecco, organizzo. come catechista invece quanti ragazzi Come segui? catechista seguo 25 ragazzi di seconda elementare, bambini quindi, e ho avuto anche un'altra classe, l'ho portata quest'anno alla comunione, proprio la quarta elementare. Vediamo allora, Katie, 24 anni invece, anche te sei catechista nella stessa parrocchia, sempre quella di Sant'Ippolito di Bibbiena, giusto? Sì. Cosa studi te invece, Katie? Allora, io studio farmacia e poi quest'anno mi hanno dato la grandissima opportunità di poter seguire anche il corso di operatore pastorale sempre qui ad Arezzo, insomma, e è un'esperienza meravigliosa che apre anche diverse opportunità, sia lavorative che comunque sia apre tantissimo anche la mente e dà un sacco di idee. E poi faccio insomma anche io il catechismo a Bibbiena, a Sant'Ippolito. Quest'anno abbiamo portato a cresima i ragazzi, giusto appunto il 1º maggio, e ora si spera che questi ragazzi continuino anche loro, prendano piano piano delle posizioni anche loro come abbiamo fatto anche noi, insomma. Speriamo, ce l'auguriamo effettivamente, sì. Ma quindi segui questo corso di operatore per pastorale giovanile, è un lavoro che ti piacerebbe fare nel futuro, oppure? È un lavoro che non pensavo di prendere in considerazione, invece piano piano mi rendo conto che potrei anche pensarci. Effettivamente studiando farmacia, un bel po' di anni di studio ce li ho impiegati, per cui sarebbe anche un po' la scelta principale. Ma secondo me forse anche le due cose, organizzandole bene, Potrebbero. forse potrebbero, ecco, più che forse spero. In realtà l'impegno è in questo. Anche perché tra l'altro nella parrocchia porti avanti anche un lavoro con il coro, un piccolo coro che poi Sì. anima la messa della mattina delle 11:30, giusto, Katie? Sì, il coro è stata un po' un'invenzione di quest'anno, perché anche sotto indicazione delle ragazze, insomma, che abbiamo portato a Cresima, abbiamo pensato di fare, ecco, questo piccolo gruppettino che anima una delle due messe, insomma, della domenica mattina. Per ora sembrano entusiasti, poi l'estate di mezzo, ecco, ci darà il settembre la conferma o la smentita, insomma, ma spero che sia una conferma, anzi. Lo speriamo anche noi, allora, benissimo. Allora, andiamo a vedere adesso, abbiamo accennato qualche attività portata avanti dalla parrocchia di Sant'Ippolito di Bibbiena. Scopriamo adesso alcune attività portate avanti dall'oratorio San Domenico Savio nel primo servizio di quest'oggi. Vediamo. Abbiamo iniziato 6 anni fa nell'oratorio estivo di Bibbiena e si coinvolgono i bambini dai 6 anni a 12 anni. Si svolge dal 15 giugno al 15 luglio, dalle 9 a mezzogiorno e mezzo, da lunedì a venerdì. I bambini arrivano alle 9, si riuniscono nel salone e si fanno ballare l'inno di quest'anno di Battibaleno. Poi si portano nelle proprie aule dove si inizia a raccontare la storia di Battibaleno. Poi si portano giù nel campo sportivo dove si fanno giocare la gingana e altri giochi. Poi gli si fa fare la pausa dove i ragazzi giocano liberamente e poi si riportano su nel salone.
ritornano nei propri laboratori, dove si possono disegnare, fare lo stemma della propria squadra e poi si riportano, si mandano nel salone dove si rifà l'inno finale verso mezzogiorno e mezzo e poi i bambini ritornano a casa. Mercoledì si fa dell'uscita ad Assisi a Ortignano Raggiolo, Laverna, Camaldoli e Serravalle. La fatica per un animatore è tanta, perché uscire con dei ragazzi, tanti ragazzi, è molta fatica. Però vedere che questi bambini si divertono per un animatore è una soddisfazione molto grande. Le attività che vengono svolte qui all'oratorio, in pratica nella nostra zona, sono, diciamo, le più divertenti possibili. Dico questo perché per avere a che fare con i giovani bisogna essere giovani e essere nel loro mondo. Noi abbiamo fatto sia attività settimanali, un incontro tutti i martedì dalle 9 alle 10 in cui parlavamo dei temi più importanti per loro, dal rapporto genitori e figli alla scuola, a come affrontare magari certe notizie che si trovano nei giornali e nelle televisioni. Questo è un po' quello che abbiamo fatto il martedì. Abbiamo fatto anche con un altro gruppo, sempre di preadolescenti, quindi terza media e fino alla seconda superiore, anche una sorta di cineforum. L'abbiamo fatto con i cartoni animati, però, con i grandi film animati che le case cinematografiche hanno realizzato in questi ultimi anni. Concludiamo proprio nei prossimi giorni e con questo vogliamo dimostrare ai ragazzi che anche i cartoni animati possono avere dei grandi temi in cui si parla di Gesù Cristo e di come affrontare la vita. Un'altra attività che invece abbiamo fatto e continuiamo a fare con i ragazzi di età maggiore, diciamo con quelli che sono considerati ormai grandi, maggiorenni e fino a 25 anni, sono incontri di preghiera il sabato sera. Una volta al mese, nella propositura su di Sant'Ippolito, facciamo questi incontri in cui preghiamo e adoriamo Cristo perché sia il nostro punto di riferimento e la nostra forza quotidiana. Grande risultato, perché se si pensa che il sabato sera è la giornata e la serata per il divertimento, beh, molti scelgono di divertirsi con Cristo, pregando e adorandolo in propositura. Eccoci di nuovo in studio, abbiamo visto dall'area di servizio già quante attività vengono portate avanti all'interno dell'oratorio di Bibbiena, San Domenico Savio. Laura, te ne conoscevi qualcuna? Sì, io sono stata in quelle immagini perché appunto faccio parte del gruppo di Gabriele Conticini, che sono gli animatori dell'oratorio estivo. Mm. Anche durante l'inverno portiamo avanti un corso, per così dire, di formazione per noi su dei temi importanti come quelli che ha ricordato appunto Gabriele. Ah, ecco, quindi hai fatto anche l'oratorio estivo oppure? Sì, per alcune settimane, non ho seguito tutto il corso per vari impegni. Però insomma hai partecipato. Sì, e condivido pienamente quello che ha detto Jessica, sì, sulla fatica ma anche sulla soddisfazione di vedere dei bambini che si divertono. Ecco, che quello sicuramente è importante. Voi tra l'altro abitate in una cittadina, quella di Bibbiena, che non arriva a 13.000 abitanti, però i giovani tra i 14 e i 30 anni sono il 17% di tutti i residenti. Dove si ritrovano di solito questi giovani? Quali sono i punti di aggregazione di Bibbiena, Laura? Purtroppo l'oratorio, diciamo che è più per bambini più piccoli, ci sono un gruppo di ragazzi che se ne occupano, ma non è proprio un punto di aggregazione magari per i giovani. Mentre sì, insomma, in centro ci sono diversi luoghi in cui ci si ritrova, specialmente sabato sera, come ha detto Gabriele. Però ecco, il nostro scopo è quello di far rivivere l'oratorio anche per i giovani. Insomma, speriamo di riuscire anche per noi proprio. Siamo giovani. Alla fine dovrebbe essere rivolto soprattutto a questa realtà, una realtà come l'oratorio. A Bibbiena, tra l'altro, poi c'è anche una percentuale molto significativa di cittadini stranieri, pensate circa il 16%, ci sono molti ragazzi di seconda generazione. Ecco, questi ragazzi frequentano la parrocchia? Vi siete posti, ecco, il problema della loro accoglienza, Katie?
Sì, allora anche nei gruppi, per esempio nel mio caso specifico nel gruppo dei Crisimandi, dei Crisimati ormai, sì, effettivamente questi ragazzi c'erano, molto partecipativi, molto anche rispettosi, ecco, questo è da riconoscere. E poi ho notato che anche negli altri gruppi, mi diceva anche la Laura prima, che anche nel suo gruppo appunto ci sono questi ragazzi di nazionalità differenti e persino insomma anche l'oratorio nel pomeriggio quando è aperto eccetera, anche nel campo notiamo che ce ne sono un sacco, ecco. E c'è anche una sorta di aggregazione con i ragazzi. Quindi hanno raccolto alla fine questa realtà dell'oratorio, anche i ragazzi stranieri. Sì, L'hanno percepita. Ecco. Sì. Poi rispetto a quanto vi raccontano gli adulti, ecco, i vostri genitori, ci sono dei cambiamenti importanti avvenuti negli ultimi 20-30 anni, Laura? Sì, secondo quello che mi dicono i miei genitori, l'oratorio era molto meno utilizzato e era anche fatiscente da... dal punto di vista proprio dell'edilizia, della struttura, e ci sono stati interventi di ristrutturazione che stanno continuando e con il contributo di tutta la parrocchia, e quindi l'oratorio sicuramente sta diventando una struttura che può accogliere i giovani e che è anche ricca di risorse. Quindi una risorsa importante sicuramente. Importante, per te, Katie, invece? In realtà, più, ecco, oltre ai un pochino le persone più attempate, anche io dall'esperienza rispetto a quando ero piccola, effettivamente l'oratorio ha subito numerosi cambiamenti, sia dal punto di vista strutturale, come diceva la Laura, ma anche dal punto di vista proprio di organizzazione. Ad esempio, quando io ero piccola, sì, vi erano delle attività, per esempio la domenica pomeriggio, mi ricordo che tipo c'erano le suore che ci facevano fare delle attività, però è durato non tantissimo. Invece adesso anche la struttura dell'oratorio ha dei paletti ben precisi e dei progetti definiti, e che comprendono la partecipazione sia dei bambini ma anche comunque dei ragazzi più grandi, questo sì. E per esempio io quando andavo anche adolescente c'era il dopo cresima, il catechismo, poi per un periodo abbiamo anche tentato di fare l'oratorio il sabato sera. I primi tempi c'erano un sacco di ragazzi perché era una novità, poi purtroppo ovviamente tira più la discoteca piuttosto che un altro posto, e il sabato sera un pochino è andata a scemare fino a che poi è terminato definitivamente, purtroppo. Delle difficoltà abbastanza immaginabili sicuramente per quanto riguarda il sabato sera. Ecco, tra l'altro abbiamo parlato proprio dell'oratorio, di questo rapporto, no? Di come ci sono stati dei cambiamenti all'interno dell'oratorio. Vediamo, abbiamo raccolto l'esperienza di Daniele Sensi, che ci ha raccontato com'era l'oratorio prima, negli anni, all'incirca negli anni 50, quando c'era Don Pietro Bognini, che ha portato a Bibbiana il modello proprio di aggregazione degli oratori del nord Italia. Vediamolo allora il servizio. Era l'anno 1952, precisamente nel mese di settembre, quando a Bibbiena arrivò un prete che era alto quasi 2 metri e aveva le idee chiare. Veniva dal Bergamasco, pertanto là è una terra dove gli oratori ce ne sono quanto si vuole. E venne a Bibbiena con l'idea veramente di fare qualcosa di buono. E negli anni che c'è stato, c'è stato per 12 anni, ha creato questo bellissimo ambiente, l'oratorio San Domenico Savio. A Bibbiena eravamo tutti ragazzi usciti dalla guerra, non avevamo locali e poi non avevamo giochi, non è come il mondo d'oggi che i ragazzi hanno tutto, noi non avevamo nulla, quasi nulla. Però con l'avvento di questo prete organizzatissimo, che iniziò a fare campeggi e poi l'azione cattolica riuscì a formarla in un modo eccezionale, e poi venne fuori questa idea di costruire questo ambiente bellissimo che doveva essere un po' il fulcro di tutta l'attività oratoriali del Casentino, e così è stato per tanti anni e lo sta ritornando ora. Iniziò con gli sport, perché per attirare ragazzi, per avvicinarli, la cosa più importante per me
oltre che l'attività naturalmente della Chiesa, però avvicinarli allo sport è importantissimo. E questi qui a Bibbiena, prima una squadra di calcio che si chiamava Virtus, e che diventarono 3 o 4, dove si riversarono tutti i giovani, non soltanto di Bibbiena, ma di tutto il Casentino. La squadra di ciclismo, poi noi ci siamo organizzati, abbiamo fatto la squadra di pallavolo, di tennis da tavolo. Le famiglie partecipavano a tutti questi eventi. Poi naturalmente c'era le attività formative, ritiri spirituali, naturalmente le preparazioni alla catechesi. Era all'epoca lì, non so, non so di preciso, ma 300 ragazzi, 400 ragazzi. Che poi la cosa però si allargò a altri comuni, a altre zone, tutti si avvicinavano perché qui c'era qualcosa che in altri posti non c'era. Bisogna nascere per fare certe cose, bisogna essere. Poi la preparazione dei preti di Bergamaschi è eccezionale per queste cose. Eccoci di nuovo in studio. Allora, in questo come eravamo nella testimonianza di Daniele Sensi, abbiamo visto come all'interno dell'oratorio poi un fattore di aggregazione molto importante, molto forte, è stata l'attività sportiva, appunto, lo sport. Abbiamo visto squadre di ciclismo, squadre di calcio. È ancora così anche oggi, Laura? Continua ad esserlo, specialmente per i ragazzi, per i bambini, che appunto quando si ritrovano all'oratorio hanno la possibilità di formare delle squadre e fare insieme delle attività sportive. Questo ovviamente è rimasto ed è molto importante. E poi mi sembra che... poi ora in questo momento sì, c'è già il torneo in atto, che è cominciato qualche giorno fa, e questo torneo ora inizialmente è tra le squadre di persone un pochino più adulte, tra cui c'è stata la collaborazione sia dell'Arma dei Carabinieri che della Polizia, poi il Comune di Bibbiena e la famosa squadra Under 99, che sono coloro i quali si sono impegnati nella ristrutturazione, insomma, dell'oratorio, del campo, e così via. Ho dimenticato qualcuno, ora chiedo un attimo scusa. Sì, sì. E per ora funziona, e vedo che anche la sera anche i bambini sono lì che si impegnano, poi anche con questa cosa del bar che tira il gelato e la cosa, li vedi tutti emozionati, poi c'è la sala giochi aperta, insomma. E questo già comincia a chiamare gente, ecco. Punti di ritrovo ci sono, sì, insomma. Ecco. Sì, sì. Secondo un'indagine dell'Istat, ora cambiamo argomento, riportata nel volume La sfida educativa curato dalla CEI, per oltre il 28% dei giovani tra gli 11 e i 17 anni, lo sport è soprattutto spettacolo. Allora, come si fa a trasformare lo sport in un'attività formativa e addirittura in un'esperienza di fede? Ecco, secondo te, Laura. Secondo me lo sport può esserlo già, in un certo senso, perché specialmente per quanto riguarda gli sport di squadra, c'è una collaborazione fra i partecipanti appunto allo sport, e poi ovviamente lo sport stesso è bello soltanto se c'è questa collaborazione, se c'è uno spirito di volersi aiutare e di non voler fare ovviamente tutto da soli. E quindi già può essere un'esperienza di fede proprio pratica, senza bisogno di dover pregare ogni volta. È sempre bello. Poi lo sport è un modo anche per qualcuno magari più timido per inserirsi in un gruppo e per riuscire a esprimere le sue potenzialità. Può essere magari un punto di partenza, appunto, certo, per poi avvicinarsi ad altre attività anche più legate ovviamente proprio alla fede chiaramente, certo. Sì, anche per te, che è così? Sì, poi comunque sia anche una valvola di sfogo per i ragazzi che tante volte magari, come tutti insomma, hanno bisogno di questo momento di gioco per recuperare un po' le energie. E poi, essendo all'oratorio, ovviamente tra una partita calcio, una partita pallavolo e una biliardo, magari una pregherina ci scappa anche. Ecco, si spera infatti, che questi ragazzi si coinvolgano in qualche modo. Ecco, se foste invece voi alla guida dell'oratorio, voi quali scelte educative fareste? Su cosa puntereste? Laura, iniziamo da te. Sarebbe una cosa ambiziosa essere alla guida di un oratorio. Sicuramente bisogna puntare appunto su queste attività ludiche in particolare, perché i ragazzi hanno bisogno più che altro di divertirsi, e poi diciamo che gli insegnamenti, la morale viene un po' dopo, cioè viene di conseguenza.
e quindi sicuramente mi concentrerei di più su questo tipo di attività. Poi è ovvio che in un oratorio cristiano è giusto che ci sia un momento di preghiera, è giusto che ci sia un momento di formazione, però ecco, l'attività ludica, che può essere sia lo sport stesso o un laboratorio, altre varie attività, ecco, insomma, è sempre fondamentale, centrale. Per te che è uguale? E fondamentalmente sì, poi i momenti di preghiera si possono fare, tra virgolette, i momenti di preghiera quasi mascherati, che so, un canto, che è una cosa che chiama tutti, anche chi magari è un po' più timido, piuttosto chi è un pochino più scettico, però con un bel testo, una bella melodia, uno comincia e si canticchia la melodia, poi dopo viene in mente la parola e poi uno sta pregando e non se ne è neanche reso conto. Un film che può essere un film, come dicevo anche prima nel servizio, di qualsiasi genere, un cartone, un film che non sia strettamente religioso, però tanti film hanno una morale anche cattolica, religiosa, e diverse sfaccettature di cui poter parlare, che so, la droga, altri argomenti abbastanza seri, sì, importanti, ora mi viene in mente questo, piuttosto che altri. Il balletto anche può essere un modo anche per chiamare le ragazze, e come, insomma, ci sono tanti, tanti sistemi, ecco, per non annoiare fondamentalmente. Sì, perché vedremo più avanti, tra l'altro nel prossimo servizio anche un servizio sul musical, l'attività, ecco, del musical, anche quella appunto sicuramente una realtà aggregativa forte. Abbiamo sentito parlare anche nei servizi che abbiamo visto precedentemente, tutti e due appunto siete animatrici dell'oratorio. Però c'è un oratorio invernale, chiaramente un oratorio estivo, ecco, cosa cambia? Laura. Nell'oratorio invernale ci sono più attività magari legate alla scuola e alla formazione, quindi c'è il catechismo ovviamente tutte le settimane, e c'è un'attività di dopo scuola seguita da alcune maestre comunque che si prestano per aiutare i bambini a fare i compiti. E poi ci sono chiaramente gli incontri di formazione per gli animatori e per i catechisti. Dopo cresima. Sì, tutte le settimane. E poi invece quello estivo è più magari specifico per i bambini, in cui ecco, i ragazzi aiutano magari i bambini e in questi momenti di... Poi anche dopo il catechismo, ecco, sì. Dopo il catechismo, comunque anche dopo le varie attività, anche la sala giochi aperta, quindi anche quello è un modo per dire, si rimane qui un'altra mezz'oretta, si fa una partitina anche solo a biliardo piuttosto che un altro gioco, eccetera. E ora andiamole a vedere allora tutte le attività dell'oratorio San Domenico Savio con il parroco Raffaele Mennitti, che ci ha fatto un po' entrare proprio all'interno dell'oratorio e scoprire quali sono le attività appunto portate avanti all'interno di esso. Vediamo. Il nostro oratorio di Bibbiena vive tutto l'anno di varie esperienze. L'esperienza che si sta concludendo è la stagione, potremmo dire, di parallelo a quella scolastica, quindi le diverse attività che si sono proposte ai nostri ragazzi sono state quelle di ogni pomeriggio, l'attività del doposcuola, alcune maestre, circa una quindicina, che si sono messe a disposizione da ormai 3 anni in maniera senza interruzione, che accolgono ragazzi principalmente di nazionalità non italiana, che hanno difficoltà con la lingua. L'oratorio di Bibbiena è anche un centro molto bello per le nostre famiglie, che lo usano quando vogliono, mettendosi d'accordo con me alcune famiglie proprio fanno un cammino religioso e si stanno occupando proprio in questi giorni di riattivare quella che è la parte sportiva del nostro impianto. L'attenzione è anche rivolta agli anziani nel nostro oratorio, si trovano periodicamente per delle cene, per corsi, altre attività possono essere i vari ritiri che in questo oratorio vengono svolti non soltanto dai ragazzi della nostra parrocchia, ma l'oratorio di Bibbiena, vista anche la comodità e gli spazi ampi, viene impegnato anche dalle parrocchie vicinore, che vengono qui a trascorrere giornate di ritiro spirituale con i propri ragazzi, o anche il corso periodico dei nostri catechisti di vallata con l'equipe diocesana.
ci prepariamo a quelle che è l'esperienza estiva. Tanti sono i progetti, il Classico Crest che ci vedrà impegnati dal 15 giugno prossimo al 15 luglio, un mese fitto fitto di tante attività. In questo frangente l'oratorio si propone in dialogo con tutte quelle che sono le associazioni cittadine, dagli sbandieratori all'associazione tennis, a circolo per anziani con la bocciofila, quindi i bambini che interagiscono con diverse realtà sia generazionali sia realtà proprio di tutt'altro genere, la biblioteca, le associazioni che qui, essendo nel nostro parco del Casentino, andiamo spesso e volentieri a fare delle passeggiate, quindi interagiscono con quella che è la nostra natura e il rispetto verso quello che è l'ambiente. In questo atteggiamento è maturata l'idea ormai da 2 anni di rimettere mano proprio per qualificarlo sempre al meglio e in maniera più bella il nostro oratorio, con un progetto ardito, questo è vero, che vedrà la parte interna già grosso modo trasformata in parte di accoglienza per quelli che sono i giovani di passaggio e i nostri ragazzi che possono usarlo già adesso tranquillamente nelle varie attività, e la parte esterna in un vero impianto polisportivo, con l'idea, il progetto ha proprio l'idea fondamentale di una piazza, di un incontro, quindi campi di calcetto e un campo polivalente di basket, pallavolo e tennis, e poi una parte della struttura dedicata proprio ai giochi dei più piccoli, sia per i bambini normodotati che per i bambini diversamente abili. Abbiamo visto allora da questo servizio le attività portate avanti adesso all'interno dell'oratorio, da, come abbiamo sentito dalla voce del parroco, appunto Don Raffaele Mennitti, ma abbiamo visto anche il progetto, un progetto molto ardito, come ha detto Don Raffaele, il progetto che vorrebbe portare avanti lui per come sarà insomma l'oratorio, un progetto veramente, veramente in grande. Voi insomma come lo vedete così? Laura? Lo vediamo che, vedendolo così, sembra che sia troppo grande per l'oratorio, però sicuramente vedendo quanto c'è, quanto impegno c'è da parte non solo del parroco ma anche penso di tutta la parrocchia, io penso che sicuramente lo porterà avanti e sarà un bellissimo, bellissimo luogo dove trovarsi. Ecco, anche te Katie hai questa speranza. Sì, sì, padre Raffaele, c'è da dire che per l'oratorio si sta impegnando, si è impegnato tanto, soprattutto sia per la struttura ma tantissimo per la parte interna, e di progetti in ballo ce ne sono tanti, la voglia di fare ce n'è tanta, anzi io lo devo ringraziare tantissimo anche appunto per quella cosa iniziale che avevo detto dell'operatore pastorale, perché sono opportunità di grande importanza, perché una preparazione anche pratica come abbiamo avuto al corso aiuta a riempire quelle mura meravigliose, e l'appoggio insomma ce lo abbiamo, anzi io sono molto contenta, molto e propositiva come tutti insomma quelli che fanno parte dell'oratorio, ecco. Propositiva, allora, ecco. Lì vicino vi terrò informati, proprio dietro l'oratorio, quindi vedo tutti i lavori per in diretta. Abbiamo Scimandi Leanza, sì. Direttamente da Bibbiena. Allora, poi Katy, tra l'altro propositiva, hai detto, no? Soprattutto tu lavori anche con le associazioni del territorio, infatti, sì. Per realizzare insieme iniziative comuni, fra le quali ad esempio con il Carnevale Storico di Bibbiena. Sì. Ecco, ci racconti qualcosa. Allora, il Carnevale Storico di Bibbiena è un'associazione che funziona da diversi anni, e appunto il presidente Daniele, che l'avete visto nel servizio, quello sulla storia insomma dell'oratorio, e l'idea quest'anno con l'oratorio estivo come anno scorso è appunto la partecipazione di diverse associazioni della città di Bibbiena, paesino insomma, e Carnevale Storico di Bibbiena quest'anno, l'anno scorso, ha partecipato attraverso una ragazza meravigliosa che ha insegnato ai bambini a suonare i tamburini, perché appunto parte dell'associazione, oltre alle comparse, e sono anche i tamburini, che sono meravigliosi perché sono tutti bambini piccoli e danno un sacco di gioia.
E invece quest'anno ci sarà un impegno nel raccontare un po' quella che è la storia della leggenda della Mea, di raccontare un po' la storia di Bibbiena, e insieme a questo, oltre alla novella eccetera, ci sarà una parte pratica. Vi faremo costruire delle bamboline di pezza, che sarà uno dei laboratori estivi che verranno effettuati il 30 e il 31 luglio, quando ci sarà la manifestazione a Bibbiena, e appunto il pomeriggio, per far partecipare i ragazzi, con l'aiuto della Valentina, costruiranno appunto queste bamboline e vedranno come fare. Quindi la pratica, la teoria. E poi il bello è che anche associazioni che non sono strettamente di chiesa, comunque sia, partecipano attivamente. Infatti, comunque sia, la nostra associazione, il parroco è anche lui fondamentale per tutta quella che è la messa invernale. Facciamo una messa medievale, quindi anche la disponibilità di farci fare questo progetto, quindi viene fatta una messa un po' particolare che anche i bibbienesi apprezzano e sono da ringraziare, perché è una cosa un po' diversa, e poi con la benedizione dei labari eccetera, comunque sia, ecco, un punto cardine anche della nostra manifestazione è sicuramente la presenza del Signore e anche della Chiesa, perché insomma, giustamente, è sicuramente poi sempre il punto che si vuole raggiungere, no? Esatto. Ecco, poi con la vostra parrocchia abbiamo parlato di tutte le iniziative locali, diciamo, il luogo, il loco, quelle dell'oratorio, quelle appunto del carnevale storico e via discorrendo. Però siete inseriti chiaramente anche all'interno di una pastorale giovanile diocesana, e quindi pastorale giovanile diocesana che porta avanti anche altre attività, non solo queste. Avete partecipato a qualcuna, Laura? È un incontro recentemente, un incontro all'oratorio di San Leo e con il vescovo, e con i bambini, con i ragazzi a questo punto, cresimati, e anch'io non è che abbia fatto la cresima da troppo tempo, quindi ho partecipato molto volentieri, e ci sono stati dei balli, quindi un momento aggregativo bello veramente, e poi chiaramente il vescovo che ha sempre qualcosa da dire di molto importante, che fa sempre piacere ascoltare. Certamente. Katie invece? Io quest'anno per fortuna sono riuscita a partecipare a più attività. La prima è stata il ritiro alla Verna, quello di Natale, è stato un po' posticipato causa neve, e quest'anno eravamo, sì. Purtroppo la neve ha creato diversi disagi, ma è stato meraviglioso. La presenza, ecco, anche del vescovo ha dato il colore, l'atmosfera, il calore per vivere appieno, ecco, l'esperienza. E da lì poi dopo c'è stato il momento delle palme, e quindi in cammino tutti verso Madrid, e infatti insomma le hai fatte GMG, quasi tutte io praticamente. Almeno sì, non te ne sì, sei persa sì. Una per fortuna, okay. Per fortuna sì. Ecco, il riferimento poi adesso, hai parlato per esempio dell'incontro delle palme, che poi alla fine è un incontro anche in preparazione alla giornata mondiale della gioventù. Il riferimento alla fine poi è quello adesso, no? È l'aspettativa. Te ci andrai? Sì. Ci andrai, ecco. Da come viene vissuta nella vostra parrocchia questa preparazione? Allora, per i ragazzi più giovani, la Laura è più esperta, dire. Allora no, sì, io purtroppo non potrò partecipare a questa giornata, però so che Gabriele Conticini sta portando avanti, non proprio delle lezioni, ma comunque incontri di preparazione per un gruppo di ragazzi della mia età più o meno, comunque un po' più grandi, e appunto per recarsi ad agosto a vedere questa bellissima manifestazione. Mi dispiace non esserci, ma spero le prossime di poterle fare. Certo. Ecco, allora vediamo anche la testimonianza di uno dei ragazzi del Casentino, della zona del Casentino di Bibbiena, nello specifico, che ci andrà, e che è Luca Sensi. Vediamo il servizio. Zona, quella di Bibbiena, è la zona del Casentino, e noi parteciperemo alla giornata mondiale della gioventù in Spagna in 23. Del mio paese di Bibbiena siamo invece in 12 a partecipare. Abbiamo seguito un percorso che ancora è da terminare in preparazione a questa GMG. Questo percorso è fatto sostanzialmente da tre incontri
fatti il 15 di ogni mese a partire da aprile fino a giugno, basati sui percorsi, sugli argomenti consigliati dal Vescovo nella sua agenda relativa proprio alla CMC che ci ha consegnato ad ognuno di noi personalmente. L'iter di questi incontri è pressappoco sempre il solito, ovvero ci ritroviamo alle 18.30, segue dopo la presentazione dell'accoglienza alle 19 c'è un piccolo incontro, un momento di preghiera, di riflessione tutti insieme. Alle 20.30 c'è la cena che facciamo sempre tutti insieme e dalle 21 fino alle 22.30-23 seguono attività ludico-recreative. Io ho 28 anni ed è la prima volta che partecipo ad una GMC. Per me è una sorpresa assoluta perché ho potuto vederle in passato solo in dei filmati. Mi aspetto di poter toccare con mano il fatto magari di essere utile in quei 7 giorni che starò là a qualcuno e di vedere persone che vengono da tutte le parti del mondo stare insieme in modo fraterno e vivere insomma in un'oasi di pace che di solito nel mondo di tutti i giorni non si vede molto spesso. Allora, abbiamo sentito il servizio sulla testimonianza di Luca Sensi sulla giornata mondiale della gioventù e rimaniamo sempre in tema perché Benedetto XVI nel suo messaggio proprio per la 26esima giornata mondiale della gioventù invita tutti i giovani a Madrid, credenti e non credenti. Ecco, vediamo il messaggio del Papa, ve lo leggo un attimo. Vi invito pertanto a questo evento così importante per la Chiesa in Europa e per tutte le Chiese universali. Vorrei che tutti i giovani, sia coloro che condividono la nostra fede in Gesù Cristo, sia quanti esitano, sono dubbiosi o credono in Lui, che possano vivere questa esperienza che può essere decisiva per la vita. L'esperienza del Signore Gesù risorto e vivo e del suo amore per ciascuno di noi. Quindi il tema del dialogo tra credenti e non credenti è sicuramente un tema fondamentale, specie nell'attualità, nel mondo contemporaneo che viviamo. Ecco, un argomento che sentite, come lo vivete e come lo affrontate con i vostri coetanei alla fine questo argomento, Katie? L'argomento è complicato perché più che credere o non credere, fondamentalmente quello che parecchi ragazzi, o perlomeno quelli con cui ho avuto a che fare, il discorso è non è che io ho problemi con la fede, anzi sicuramente ne ho molta di più rispetto a chi va a farsi vedere perché è nella prima panca la domenica alla messa, però io in chiesa ho dei problemi a andare, una sorta di tra virgolette allergia. E il discorso non sempre è facile da affrontare, anzi è molto difficile. Io probabilmente ho diverse anche incapacità mie personali di non riuscire a far capire quanto è bello, quanto veramente cambia il partecipare, perché tante volte uno dice sì, tutto il tempo a pregare, tutto bello, tutto meraviglioso, tutti perfetti. Non è così, tutti si sbaglia. È nel nostro errore, nelle nostre imperfezioni che si cresce, si cammina, e farlo insieme è più facile. Cioè, io ho notato la differenza tra il frequentare meno e frequentare, cioè proprio la necessità. E quello che io di solito dico anche alle mie amiche è provate, venite. Cioè, tante volte c'è il concerto, come è successo tantissime volte, il ballo eccetera, magari si dice neanche in Padre Nostro, però si è pregato uguale. E quindi è difficile, molto difficile, anche difficile da spiegare, ecco. Ecco, anche per te Laura è così? Sì, spesso io penso che anche i miei coetanei pensino che un cristiano debba avere tutte le risposte. Ovviamente un cristiano non ha tutte le risposte, è una persona come un'altra, però ha una certezza che si porta dentro che lo rende più forte e che lo fa andare avanti. E io penso che la cosa più importante per un cristiano sia dare l'esempio alla fine. Quindi se vedono che io ho entusiasmo nel fare qualcosa, c'è caso che mi seguano, e quindi spero che sia così. Speriamo, bene. Allora, in modo diverso, cioè
si vive, è una questione mentale diversa, di vedere le cose in modo diverso. Ecco, veniamo adesso all'ultimo contributo della puntata, che è lo spazio dedicato agli incontri. Invece andiamo dietro le quinte, un po' dello spettacolo, Un genio in famiglia, quindi adesso siamo alla parte del musical. Vediamo un po' come ce l'hanno raccontato nel prossimo servizio, vediamo. Quest'anno che trattiamo è Un genio in famiglia, che parla proprio del rapporto tra genitori e figli, di figli che, diciamo, considerano i loro genitori un po' noiosetti, però quando questo genio cambia l'atteggiamento dei loro genitori si rendono conto che proprio i genitori all'inizio erano quelli giusti, quelli che gli volevano bene, non quelli come si erano trasformati in seguito. Lo scopo di questo musical è quello di mandare un messaggio, cioè che le cose che prima abbiamo magari non le riteniamo importanti, però dopo, quando ci vengono a mancare, sono proprio quelle che ci mancano per continuare a vivere. Facciamo questo musical perché siamo ragazzi, ciò che succede in tutti i giorni, anche nella nostra vita quotidiana, proprio per quanto riguarda anche magari critichiamo i nostri genitori un po' troppo e poi invece sono proprio loro che sono perfetti, così che ci insegnano come vivere. Siamo 10 persone a organizzare questo musical, siamo tutti organizzatori e dobbiamo, all'interno recitiamo, cantiamo e balliamo, ci troviamo una volta a settimana e proviamo tutti insieme. È la prima volta che noi facciamo questa esperienza di musical, è un'esperienza per noi molto divertente, ci fa stare insieme e soprattutto ci insegna molte cose, anche perché noi non sapevamo né ballare, né cantare, né recitare, e con queste prove che abbiamo iniziato a fare abbiamo imparato tutte queste cose. Quindi, oltre che stare insieme e divertirci, riusciamo anche a imparare molte cose che poi ci servono comunque anche nella vita. Bene, con questo servizio dell'attività del musical, con la nostra area della rubrica incontri, ringraziamo ancora Katie e Laura per averci accompagnato e guidato nella scoperta delle attività portate avanti dalla zona del Casentino per quanto riguarda la pastorale giovanile del Casentino. Vi ricordiamo, poi ricordiamo ai nostri telespettatori, che potete scrivere all'indirizzo info@telesandomenico.it, inviare testimonianze, foto, video, segnalazioni, storie. Potete rivedere tutte le trasmissioni sul sito della nostra emittente www.telesandomenico.it, oppure collegandovi al sito della pastorale giovanile arezzogiovani.it. Grazie ancora, appuntamento la prossima settimana, sempre alle 19. Grazie, arrivederci.